Qual è il gioco più difficile che hai platinato? Proprio per By Sleep, perché devi rifare lo stesso gioco e completarlo al 100% per 3 volte. Non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico. Soprattutto i giochi di qui qua e i simpaticissimi slot da completare al 100% delle mosse. Bello, divertente, appassionante. Ma hai giocato il gioco per DS365? Sì. No, ho visto i filmati di quelli, mi pare. C'erano nelle collection, mi ricordo. Quanto tempo hai da buttare per platinare Kingdom Hearts? L'ho fatto 5-6 anni fa. Ora non mi ricordo qua. Forse c'è la data dei miei platini. Aspetta, vediamo un attimo. Ok. Final Fantasy 1. Resident Evil 4. Mamma mia, che incubo. Death Stranding Director's Cut. Bomba, bellissima esperienza. Cuphead. Vabbè, ok. Elden Ring. Sekiro. Bellissimo, porca troia. Hades. Guacamelee 2. Bomba. God of War Ragnarok. No, perché non. Mi manca pochissimo, però poi non l'ho più ripreso perché mi annoio. Rift Apart, Astro Playroom, The Last of Us 2, Ender Lilies. Anche Ender Lilies ho platinato, figurati. Bugsnax, Crash Bandicoot 4. Bugsnax. Resident Evil 2, Marvel Spider-Man, Spyro 3. Vabbè, questi qua, Dragon Quest 11, Yakuza Kiwami. Poi alcuni l'ho ripresi e giocati su Xbox, su PC, vabbè. Vice City, Shantae, Undertale, Resident Evil 0. Mi manca un trofeo per God of War. Chissà qual era per Luigi. Ah, mi sa la super mega ultra Valkyria lì. Come cazzo si chiama? Il Warped, Rime, Axiom Verge, Dark Souls, Celeste, Persona 5, God of War, Kingdom Hearts. Eccoli qua. Kingdom Hearts Birth by Sleep. L'ho platinato nel 2018. Alle 6 del mattino. Figuratevi un po'. Li platinai praticamente di seguito. Questo a marzo. Sempre a marzo. Chain of Memories. Dark Souls 3. Appena sveglio, sì, mattiniero. Resident Evil 7, Kingdom Hearts. Ah, questo è il primo. Questo è il 2017. Cioè, diciamo tra dicembre e primavera platinai tutto. Yakuza 0, Kiwami. Sega Mega Drive Ultimate Collection, il primo Guacamelee, Uncharted. Questo cos'è? Il primo, no? Ah no, questo è il quarto. God of War 3, Darksiders 2. Mamma mia, tra l'altro, platino difficile, cioè difficile. Complesso, ma esperienza che consiglierei a tutti. Chain of Olympus, il 2, il primo. Darksiders 1, Unravel, Ratchet & Clank, vabbè, Crash Bandicoot. Poi credo basta. Ah no, Rejogan, Bloodborne, Resident Evil, Tearaway, Dishonored. Minchia, anche Dishonored. Uncharted 4, Bioshock 2, Bioshock Infinite. Il primo Bioshock, Shovel Knight, Rayman Origins, che è stato il mio primo trofeo di platino, preso il 2012 su PS3. Super Frog, sì. Beh, non conoscete Super Frog? Bellissimo titolo. Lo gioca è, uno, è stato uno dei miei primi platform. Ci fecero un. Dov'è che si recupera, ragazzi, la roba che hai già scaricato una volta? Qua, forse. Raccolta già. Dovevi andare su. Ah, ok. Minchia, mai esplorata questa sezione. Vediamo un po' se lo vedo. Se lo vedete voi ditemelo, eh. Mamma mia, ma che delusione. Mighty no Nine. Come si chiamava? Mighty Number 9. Di merda. Fai R1. Vabbè, l'ho già fatto. Io non lo vedo, Super Frog. Super Monkey Ball. Sonic Colors c'avevo. Boh. Niente, raga, niente Super Frog. Ahimè, scusate, non. Sì, FIFA perché feci la maratona. Injustice 2, non so perché ce l'ho. Dragon's Dogma, c'ho delle cose che non so perché ho. Forse le scaricavo con. Minchia, Metal Slug XX con il delay nei comandi. Bravi, complimenti. Titan Souls, bellissimo consiglio di Diego. Veramente difficile. Sonic Colors, proprio. Frogger, dov'è Frogger? Frogger, super titolo, ragazzi. Grande gioco, cazzo. C'è un Frogger su. Me garbava. C'è Frogger 2 Returns. Froggy Crossing, che è, mi sa il pezzotto.
E poi c'è Froggy. Froggy Returns. Solo col PlayStation Premium. Konami 2010. Tanto simpaticamente un corriere, anzi uno, mi sa, un magazziniere di uno dei tanti corrieri che mi consegna la roba a casa, oggi mi ha mandato su Instagram in privato una foto dove ha inquadrato un mio pacco e me l'ha mandata e fa: ho spottato il tuo pacco, Dario. Ci ho buttato una pisellata sopra. Ho detto: guarda che in realtà è molto inquietante quello che hai fatto, non è simpatico. Però va bene, fai te.